Andiamo al segno del leone, amici del leone, la luna transita nel vostro segno, bella giornata, soprattutto perché vi fa sentire bene, ad esempio da un punto di vista fisico, no? Siete in forma in questo momento, c'è un sole solido nel segno della Vergine, quindi vi rende anche molto resistenti alla fatica, molto resistenti anche a quelle che possono essere le prove che questo cielo riserva, che non sono poi prove straordinarie o prove insuperabili. Certo, magari ci può essere Plutone, ci può essere Nettuno, che ogni tanto vi mettono i bastoni tra le ruote, ma questo è un periodo in cui le cose scivolano via in maniera abbastanza tranquilla e quindi anche i piccoli o grandi cambiamenti che voi vi trovate ad affrontare, soprattutto i nati nella terza decade, avranno la forza di rigenerarvi, di restituirvi entusiasmo e di farvi sperare certamente in un futuro migliore, perché il futuro per voi riserva delle grandi sorprese. Con Giove nel segno della Bilancia, ad esempio, recupererete anche quel pizzico, diciamo, di popolarità, no? Che avevate perso, soprattutto in quest'ultimo periodo in cui vi siete chiusi un pochettino nel vostro alveo, diciamo, vi siete chiusi anche un po' in voi stessi, perché siete molto impegnati a risolvere problemi che hanno a che fare con la vostra vita personale, con la vostra famiglia, con il vostro lavoro, e tante volte dimenticate, come dicevamo prima con Pasquale, di sorridere alle persone che vi capita di incontrare nel corso delle vostre giornate. Quindi in consensi da parte delle persone che circondano, popolarità in quel senso, nel senso di essere al centro dell'attenzione, quindi il capo ufficio che ti fa il complimento perché sei stato bravo sul lavoro, persone che sono interessate alla tua persona perché sei affascinante, quindi ci può scappare una nuova avventura sentimentale. Anche questo credo merito del sorriso, come hai detto. Assolutamente sì.